Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Donacattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci. Partiamo questo breve giro, speriamo intenso. Sì, no, questo ce l'auguriamo, insomma. Assolutamente sì. Come sempre. Bella giornata. Abbiamo beccato una splendida giornata. Sapere che stamani mattina quando mi sono alzato, mi alzo sempre presto la mattina, con questa sana abitudine. E a un quarto alle sette c'era una nebbia pazzesca, una cosa incredibile. Fate. Invece era il cielo terzo. Che abbiamo recuperato una giornata non indifferente, guarda. Assolutamente. Vabbè. E adesso qui siamo alla ruota panoramica, adesso città del Natale. Beh, devo dire che questa ruota panoramica è stato un parto un po' difficile. Sudata, voluto questa. Però, assolutamente. Siete tosti, eh. Questo è un figlio desideratissimo, il cui padre è Marcello Comanducci. E madre un po' tutta la giunta, però lui è davvero stato un grande protagonista di questa cosa. L'ha sudata, l'ha ottenuta, e, insomma, grande Marcello. Avete lottato tutti quanti e devo anche dire Sergio Staderini, amministratore unico della CoinGas, che veramente insieme a Marcello hanno iniziato questa raccolta di firme. Mi ricordo gli feci un servizio proprio un anno fa quando ci fu questa ennesima bocciatura. Sergio è un mio amico personale, quindi parlarne bene mi è difficile perché sennò sembra che sia di parte, però per tanti viaggi, visto che siamo in macchina, di questa giunta Sergio è stata una grande benzina. Sì. Sergio è punto fermo. Veramente. Ti dico, tanto ci diamo del tu perché insomma quando si entra in macchina qui del colloquio deve essere più informale possibile, poi insomma ci conosciamo da tantissimi anni, quindi insomma poi ti stimo e questo è una cosa che diciamo ormai è una stima che parte da lontano. Lucia, è una città che veramente si è presentata agli occhi degli aretini, questa città del Natale, in maniera incredibile, no? Perché io per esempio sabato mattina sto lì vicino alla rimessa dei camper e sono uscito di casa, ho visto una stesa di camper pazzesco, no? sono quasi 3 anni che sto lì, sono quasi spaventato, oddio che è successo. È stato un successone. La città del Natale è nata nel 2015, prima edizione della giunta Ghinelli. Quest'anno ha fatto il botto perché si è consolidata, ma la cosa più bella, se vogliamo, non è solo il fatto che vengano tantissime persone, no? Quasi a numeri che noi non eravamo neanche abituati a pensare, no? A vedere, ma questo orgoglio degli aretini nel vedere che questa città è bellissima. Quando il sindaco Ghinelli parlava di una città scrigno, non è soltanto perché ha un patrimonio, un portato straordinario, ma perché lo scrigno è anche il bisogno degli aretini di ritrovare la aretinità. E allora l'orgoglio che l'aretino ha ritrovato nel vedere questa città così bella e nel riscoprirla divertente, intelligente, allegra, piena di attrattive, e questa è la cosa che non la toglierà mai a nessuno la giunta Ghinelli. Cioè quando arriveremo alla fine del primo mandato, tra i primi elementi di che cosa abbiamo conquistato che l'aretino è orgoglioso di essere aretino. Questo te la cava più nessuno. E io ci aggiungerei anche la giusta valorizzazione di una città che deve essere scoperta da tanti. Io quando ho qualche amico che mi viene a trovare, che gli faccio girare la città, rimane sempre sbalordito: ma porca miseria, tutti dicono non avrei mai immaginato di vedere una città così bella, ma
come mai, dico, non si sa, solo Piazza Grande varrebbe, sì. Cioè, e poi c'è tutto quanto il resto, insomma, San Francesco, San Domenico, insomma, tante... e insomma sì, è proprio bella questa città. E comunque state, diciamo, procedendo, diciamo, e beh, la ride scherza, siamo quasi, siamo arrivati, a un anno e mezzo, eh sì, veramente praticamente siamo all'ultimo, ultimissimo scorcio di consigliatura, perché se consideriamo che si rivota nel 2020 siamo sostanzialmente nel 19, poi in realtà l'anno vero è il, tutto il 19, perché poi il 20 è un anno di chiusura di mandato, perché io non so, esatto, quando si, esatto, voterà, esatto, ma se è un po' semestre, esatto, in cui si tirano le somme, però la progettazione ce la giochiamo tutta nel 2019, quindi, però alla fine insomma è bello vedere come va a finire, no? E quindi siamo in attesa di capire se quello che ci è parso a noi in realtà è vero. Senti, allora, io ho un ricordo particolare di te, tra i tanti, quando sfidasti il colosso Vasai, esatto, alla provincia, in tempi insomma in cui non ci saremmo mai immaginati un crollo poi del centro-sinistra come oggi. Oggi insomma andare a sfidare in provincia, infatti abbiamo visto che insomma il centrodestra ha preso anche la provincia, però all'epoca c'erano proprio le elezioni, quindi si votavano le persone, e te andasti incredibilmente al ballottaggio, fu un risultato clamoroso, insomma, sì, un risultato un po' storico, perché poi sì. Tra l'altro mi è dispiaciuto che non si è potuto finire l'opera in maniera vera, perché è vero l'abbiamo conquistata la provincia con Silvia Chiassai, però è ente di secondo livello, quindi è una vittoria importante ma in un modello nuovo. A me sarebbe piaciuto chiudere l'opera col voto popolare, cioè che quel ballottaggio, sì, potesse aprire la strada a una vittoria sul campo con le persone vere che andavano a votare. E questa, sì, non c'è stata. Lucia, letta oggi, è giusta questa considerazione, però diciamo, arrivare al ballottaggio nessuno se lo sarebbe immaginato. Ma manco io all'inizio, francamente, devo dire la verità, se no si fa troppa togata l'intervista, invece è vera, no, manco io, devo dire. Devo dire che quella cosa lì ha aperto però un po' perché quello fu l'anno in cui si vinsero comuni inaspettati, perché si vinse Bibbiena, cominciò a sgretolarsi quel Moloch rosso, che ora non è più rosso, non so più che colore abbia, ma insomma all'epoca lo era. E quindi quel sistema di potere che aveva configurato questa provincia per tanti anni, beh, insomma lì ha cominciato a scricchiolare, quindi forse quella è stata la prima spallatina per buttare giù la porta. Insomma, fu divertentissima la campagna elettorale. Fantastica, io ci ho finito la macchina. Mi ricordo veramente le facce di qualcuno che da tranquille si trasformarono in tese, sì, e poi diventarono quasi di orrore. Di orrore, sì, sì. Aiuto, sì, cosa sta succedendo? Poi capito che succede ora, perché come, non sei già vinto? Eh no, non sei già vinto, tocca riprovare. Ti sei mai data una spiegazione perché, vabbè, forse c'è una spiegazione, probabilmente c'è, quella della paura, dello spauracchio del centrodestra. C'è sempre questa paura, cioè, si identifica il centrodestra sempre col fascismo, cioè non è che una parte della politica poi mette davanti questo spauracchio, no, del fascismo. Oggi fascisti saranno come una riserva di indiani, insomma, un'epoca storica che forse andrebbe ristudiata un pochino meglio. Sì, perché sì, come in tutte le cose, ma sì, il tempo sedimenta, quindi secondo me questo aiuterà. Il centrodestra in Toscana, ad Arezzo, è temuto finché non è conosciuto. Tutte le cose che non le conosci le temi, no? Quindi come saranno questi di centrodestra nel governo delle province, delle regioni, penso al 2020 come un momento molto interessante dei comuni, poi quando lo conosci forse ti accorgi che il governo è buono. Non a caso in Toscana è successa una cosa straordinaria, no? 2015 vince Alessandro Ghinelli con uno schema che è quello, il centrodestra unito più una lista civica forte che porta il suo nome. Nel 2016 succede a Grosseto, nel 2017 succede a Pistoia, succede a Pisa, succede a Siena, succede a Massa, cioè succede ovunque. Oggi c'è rimasto soltanto Prato
e Firenze. Ora, io che ho vissuto 10 anni in regione facendo il coordinatore dei gruppi di minoranza, se a me nel 2000, non te dico 5, ma 10, mi avessero detto guarda che tra 6 anni, 7 anni, di 10 province ne governerete 8, io gli avrei detto guarda, curati, perché non esiste una cosa così. E invece è successo. È successo. E devo dire che Arezzo è stato il laboratorio di questa prospettiva, cioè sì, lo schema Arezzo reduplicato ha fatto vincere ovunque. Ma se ci pensi, nel 1999, quando Lucherini vinse ad Arezzo, fu una cosa eclatante, no? Arezzo e Bologna. Notizia, fu una cosa nazionale perché insomma andò sui telegiornali nazionali, è incredibile. Insomma, noi siamo stati Toscana. Sempre nazionali come notizia, perché Lucherini vinse nel 99, vinse Bologna, ti ricordi l'accoppiata Arezzo-Bologna, Lucherini-Guazzaloca, poi Bologna ebbe tutta un'altra storia. Quest'anno, 3 anni fa, è stata storica la vittoria di Alessandro, perché è successa questa cosa nella città più renziana d'Italia. Quindi non è soltanto lo schema del centrodestra che vince, ma se c'è stata una ridotta renziana è cominciata qui. E questa a me dà una soddisfazione che la posso neanche descrivere. Cioè Renzi ha cominciato a perdere i pezzi di consenso nella città dove il renzismo aveva fatto man bassa. Io ricordo le primarie di Marco Donati, precedentemente a poi alla sua elezione, alla sua conferma, la sua elezione alla Camera, furono primarie che divennero un dato nazionale per quanto era renziana la città di Arezzo, e poi la Boschi, e poi tutto sto sistema. E arriva Alessandro Ghinelli insieme a tutti noi, ma sostanzialmente a guida sua, e succede l'inaspettato. E, insomma, questo da un punto di vista storico della politica è andato fortissimo. Ti sei fatta mai una domanda? Se alla guida del governo ci fosse stato Silvio Berlusconi e fosse scoppiata una cosa, un chiamiamolo bubbone, come è quello che è stato, insomma, no? Scandalo, io lo chiamo, come Banca Etruria, ecco, cosa sarebbe successo? Poco meno della guerra civile. Poco meno della guerra civile. Per molto meno si è fatto un gran cancan più forte, il che non lo dico con rabbia, lo dico come analisi. Sì. E cioè che ancora questo paese ha un agglomerato di potere di centro-sinistra che permette alla sinistra e al centro-sinistra di sopravvivere a cose che al centro-destra e forse neanche 5 Stelle sarebbe concesso. Questo è quello che si chiama l'humus culturale, per cui prima che caschi la politica bisogna che si rimuova il dato culturale, senza quello quell'altro diventa intermittente. Senti, questo governo nazionale, come lo leggi, questa strana coppia, no? Era stranissimo. C'era, no, c'era una commedia fantastica con Walter Matthau e Jack Lemmon, fantastica, anni 60, era la strana coppia. Come la leggi? Insomma, gioco forza, insomma, si sono dovuti mettere insieme. Ecco, ma non pensi che alla lunga possa un po' condizionare anche le alleanze a livello, altri livelli, compreso? Ma, insomma, io credo che sia un matrimonio molto forzato, e come tutte le cose non naturali finiscono con esiti un po' violenti, nel senso tecnico, non nel senso politico della cosa. Quindi secondo me non è nelle cose che due realtà così diverse stiano insieme. Può essere un momento in cui il capo dello Stato di fatto trova questa buffa maggioranza e gli dà il mandato di governare per un po' di tempo. Io dico sempre, ho un amico al governo che è la Lega di Salvini, perché è la Lega con la quale governiamo insieme comune, province, quando erano normali, e regioni, e con questa Lega insieme a la Meloni siamo andati alle elezioni. Certo è un governo buffo che, ripeto, non può stare insieme, perché poi sulle questioni di fondo la TAV sì, la TAV no, la TAP sì, la TAP no, ora sembra quasi buffo, ma insomma è così, cioè che si fa? Quindi io credo che sia una parentesi. Le tasse sulla macchina, mamma mia, cioè, ma se fa, non esiste una cosa così. Allora, se deve durare poco, come tutte le medicine amare, si ingoia, però non è che uno lo può mettere a sistema, perché se lo mette a sistema io credo che forse qualche domanda uno delle due se la debba fare, cioè basta la dialettica tra Fico e Salvini sulla questione dei migranti. Quindi probabilmente se il capo dello Stato avesse tentato una strada più normale attraverso un incarico a Salvini e un governo di centrodestra allargato non eravamo in questa situazione. Non ci ha provato,
i numeri non c'erano, però a volte si trovano, eh. Chi cerca trova. Se non te fanno cercare non trovi. Questa è la grande verità. È la grande verità. Te non l'abbiamo trovata. Sono laureata in filosofia. Quindi io, poi se mi fa cercare non trovo, no, poi se non trovo perché cerco, vabbè, via. Però, insomma, certo non è 5 stelle, insomma, a me qualche serio dubbio di tenuta me lo creano, eh. Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Dona Cattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci. Senti, a te è toccata un assessorato, è toccato un assessorato, insomma, abbastanza così, difficile, rognoso. Insomma, però te la stai cavando abbastanza bene, insomma, mi sembra, però le politiche sociali, insomma, in particolar modo sono sempre... È un movimento particolare poi, Beh, insomma, sì, è un assessorato che tiene insieme cose che toccano i cittadini. Io dico sempre, non c'è un aretino, per fortuna o per sfortuna, si vedrà, che non abbia a che fare con me, perché sei anziano... E c'è le questioni che riguardano le politiche degli anziani, i CAS, i centri di aggregazione sociale, la disabilità dovuta all'età, la sanità, se non è anziano magari c'ha un figliolo, quindi c'è la scuola. Quindi insomma, bene o male, e la sanità poi riguarda tutti indipendentemente dall'età, perché insomma si può aver bisogno della sanità anche a pochissimi anni di vita, no? Basta quando nasci, già ne hai bisogno, perché hai bisogno di nascere seguito. Quindi non c'è retino che non abbia a che fare con me, e questo da una parte mi carica di responsabilità, dall'altra parte anche d'orgoglio, perché in fondo alla fine provi veramente se dopo tanto predicare sei capace a praticare. Quindi questo è bellissimo. Io il sindaco Ghinelli non lo ringrazierò mai abbastanza per questa cosa, insieme ovviamente al mio partito che mi ha indicato, perché poi l'accoppiata è chi ti indica e chi ti sceglie, quindi un grazie doppio. Sulla sanità, insomma, ci sono un po' di magagne, no? Sulla gestione della sanità. C'è un gran casino, si può dire, siamo a macchina, sì, quindi si è detto che qui il linguaggio era libero, allora sulla sanità c'è un gran casino. Sanità, dobbiamo rendere l'idea. Rendiamo l'idea, sì, no. Allora, le aslone, questa cosa mostruosa, Presidente Rossi, una mattina le ASL da 12 ne fa 3, vabbè. Ne fa 3 e fa una cosa mostruosa, perché in nessuna regione d'Italia la situazione è così. Ci sarà un motivo, no? E questo ha portato a mettere insieme Arezzo, Grosseto e Siena secondo la logica della media, per cui chi sta meglio bisogna che stia un po' peggio perché tutti stiano uguali. Noi si stava un po' meglio, ora si sta un po' peggio perché forse un domani si possa essere tutti uguali. Arezzo paga un prezzo a Siena e a Grosseto che è intollerabile. E questo abbiamo cominciato a dirlo, questo col sindaco abbiamo deciso che era il momento di vestire di forte azione politica la delega sulla sanità. Lo facciamo insieme, al di là del fatto che ce l'abbia io, ma di fatto non si può che fare insieme. Per alcune questioni la delega sulla sanità è indelegabile e quindi è ovvio che questa cosa la facciamo in tandem. È un atteggiamento della Regione Toscana profondamente sbagliato. E io credo che chiunque dovesse ereditare la Regione Toscana dopo il 2020, ma chiunque, bisogna che su questo faccia un rigo e torni indietro. Quindi via le aslone e un atteggiamento diverso nei confronti degli ospedali di periferia. Come sta facendo un po' il presidente Toti in Liguria, come sta facendo il presidente Zaia in Veneto. Cioè qui è sbagliato. Ora, è arrivato un momento in cui non è più che lo dice la parte, lo dicono tutti. Io spero e credo che alla fine chiunque sarà, e io spero il centrodestra, insomma, ne prenda atto e torni indietro. Passo indietro, 100 passi avanti. Eh beh, poi le elezioni regionali ci sono in concomitanza con quelle comunali, e se, diciamo che a centro-sinistra sono rimasti due feudi, no? Due castelli con delle fortificazioni un po' malmesse. Se vengono giù quelle... Firenze e Prato e la regione. E Lucca, sì. Nel 2019 va al voto Firenze Prato,
quindi se siamo un po' fortunati in realtà rimane Lucca e poi nel 2020 ci giochiamo la regione una volta che Firenze e Prato hanno capitolato. Ora dici questo è un sogno, ma però questa regione mi ha insegnato che nessun sogno è impossibile. Arezzo, Pisa, che devo ridirli, fa piacere Pistoia e via, Siena. Cos'è che mi manca un po' Emilio Fede con quelle bandierine? No, a me no, perché mi fece morire di infarto, perché le mese tutte blu e la mattina erano tutte rosse, io con quello, con Fede chiuso, basta, no, io Fede, era un croce sopra, andai a letto felice, ma alzai una tragedia, no, dissi basta. Guarda, ti giuro, secondo me Emilio Fede ha sbagliato mestiere perché era un cabarettista nato. Però alle 2 si era vinto da tutte le parti, alle 9 non era vero, io dissi basta con me Fede, mo pietra sopra, io basta, non ho più visto dal 2005. Fece morire di paura, quindi niente, basta. Però il 2020 è contendibile. Il 2020, se lo schema Arezzo, che ha fatto scuola in Toscana, diventa lo schema Toscana, io penso che ce la possiamo giocare veramente bene. Sì, poi insomma io credo che sia profondamente cambiata in meglio questa città. Ecco, tenuto anche presente, ovvio facendo le dovute proporzioni col fatto che la crisi economica ha mutato dal punto di vista insomma, imprenditoriale e commerciale questa città. Questo purtroppo è così, insomma Arezzo è mutata. È Arezzo, la Toscana, l'Italia, però la grande intuizione. Però Arezzo in particolare, perché è stata per anni e anni una delle città, se non la città più ricca della Toscana, insomma. L'oro però ha fatto, l'oro e la banca, sì. E quindi sono stati due traumi per la città di Arezzo. Si assomiglia un po' a Vicenza noi su questo, anche con la squadra di calcio, c'è proprio una sorellanza. Vero. L'intuizione del sindaco è stata quella di capire già nel 2015, l'oro era già un problema, la banca ancora no, che pur mantenendo l'eccellenza storica di questa città andava creato qualcosa di diverso, una leva diversa di sviluppo, e è stata individuata nel turismo, nella cultura e nei servizi. Quindi oggi questa è una città che grazie all'intuizione di Alessandro Ghinelli e di quelli che con lui hanno costruito l'alternativa ha cambiato un po' il proprio DNA, non è più una città dell'oro e della banca e basta, e del resto non lo potrebbe più essere perché tra quello che si è perso e quello che ci hanno tolto bisogna fare i conti con la realtà, ma comincia a diventare una città che su cultura, turismo e servizi fa positivamente mercato. Sai che trovai Francesco Moser al Vinitaly a Verona, perché da quando non corre più in bicicletta si è dedicato alla produzione di vini, e quindi era presente lì al Vinitaly e quindi corsi l'occasione per intervistarlo. Poi ci si mise lì a parlare e disse che ero d'Arezzo e dice io Arezzo è la mia seconda città, insomma, ci sono legatissimo, ci vengo sempre, un sacco di amici. E dissi, guardi, dico, Moser, ma si rende conto, dico, che i due ciclisti più forti del mondo negli anni 80 eravate lei e Saronni, e correvate tutte e due per due industrie aretine che non ci sono più, la del Togo e la Monicchi. Mamma mia, cioè, è una triste realtà. Fa effetto, però del resto la storia è fatta di cose che cambiano e cose che si mantengono. Ad Arezzo non mancherà mai quella voglia di fare bene, questo essere anche un po' botoli ringhiosi, non è mica poi una cosa così negativa alla fine. Certamente che devono cambiare le declinazioni di quello che fai. E oggi il mondo è cambiato, via, c'è niente da fare. Per certi versi in peggio, perché c'è un elemento di coesione sociale che fatica a stare in piedi, e questa è già una città fortunata, perché veramente c'è una povertà che ha attaccato zone che una volta erano indenni. Noi abbiamo 3.000 persone nella lista dei servizi sociali per le più varie ragioni, alcune delle quali prevalentemente per ragioni tipo economico, ma c'è un sommerso di persone non abituate a chiedere, che quello è il mio pallino, perché noi siamo abituati a dare a chi chiede, perché conosciamo chi si mette, no? Nella dimensione di dire ho necessità. C'è un mondo che ha una dignità, che ha una tenuta, che ha una cultura, che già chiedere gli sembra di fare una cosa sbagliata, di far fatica. Io invece credo che queste persone aretine da sempre si debbano sentire tranquille nel chiedere, perché è vero che non c'è molto, ma per loro ci deve essere per primi. Quando noi diciamo prima gli aretini, non è uno slogan, è una verità.
chi ha fatto grande sta città non può essere l'ultimo che ha un aiuto quando ne ha bisogno. No. Questa no. Questa è l'ABC, secondo me. Questa è l'ABC. È una cosa che non si può assolutamente mettere in discussione, in una maniera più assoluta. Sono completamente d'accordo con te, guarda. Infatti mi ricordo una delle ultime conferenze stampa che hai fatto, quando hai presentato questo dormitorio che è stato riaperto, che dà modo a tanti senza tetto, insomma, a tante persone. Proprio hai fatto i dati che sono sempre più italiani che chiedono aiuto, una cosa incredibile. È triste, ma è così. Ma è questa globalizzazione, no? Che insomma, alla fine un pochino ci ha impoverito tutti. È un po' sì. Questa entrata nell'euro, alla fine, insomma, forse la stanno cavalcando l'anti-europeismo, lo stanno cavalcando un po' in maniera sbagliata, però purtroppo non c'è niente da fare. L'Europa è una grande opportunità, era, è e sarà. Bisogna cominciare però a chiedersi che tipo di Europa, quindi fuori dall'Europa è follia. Quale Europa costruire invece è una domanda intelligente, dobbiamo farci. Cioè, io in Europa che riesce a massacrare la Grecia e non si farebbe problemi a massacrare l'Italia, mi fa un po' pensiero. Quindi no fuori, assolutamente, è un errore, però come dentro e quale Europa, questo sì ce lo dobbiamo chiedere. Penso che insomma il popolarismo europeo, che è una grande tradizione, aveva in mente forse un'altra cosa, no? Un'Europa un pochettino più delle persone, un pochettino meno delle banche, che non è uno slogan, è una realtà. Quindi chi dice fuori, secondo me, unisce due errori, l'impotenza di non averla cambiata e la rinuncia a cambiarla. Quale Europa però invece è una domanda che proprio l'europeista se lo deve fare. Gli altri, se vogliono star fuori, propongano di andarci, è una follia. Però chi dice, come dico io, dentro l'Europa, beh, insomma, bisogna però che questa Europa la costruisca in maniera che sia veramente ancor di più un aiuto. Attenzione, lo è ancora, perché noi per esempio nel sociale utilizziamo molti fondi europei, i cosiddetti fondi per esempio per il sostegno alle politiche di coesione, sono gran parte dei fondi europei, quindi non mi sento di buttare la croce addosso dietro a una cultura un po' superficiale. Però insomma io spero che il 2019, visto che si vota per le europee, chi è veramente europeista si ponga il problema di quale Europa costruire insieme, quella dei popoli, delle nazioni, io dico delle patrie per usare un termine vecchio però vero, e un pochino meno quella dei burocrati. Chi dice fuori dall'Europa dice una stupidaggine. Questa Europa così esattamente com'è, insomma, va bene, non crea delle difficoltà. C'è molto di buono, molto di più di quanto non si dice, però c'è anche molto da rivedere, da ricorreggere. Quindi credo che l'Europa delle patrie sia un po' l'Europa alla quale dobbiamo andare incontro. Mi ricordo quando, oramai sono oltre cinquantenne, quindi insomma, quando si andava alle superiori, che già cominciavano a parlarci di Europa Unita, era qualcosa che affascinava, no? Che saremmo potuti diventare gli Stati Uniti d'Europa, insomma, quindi sarebbe stata una cosa veramente. Ma invece probabilmente si sono inseriti poteri forti, anzi senza probabilmente. Si è un po' smontata, una passione, si è un po' smontata, è diventata più una questione di tipo finanziario, perché già fosse economica andrebbe bene, è che finanziaria, è un'altra storia, capito? È proprio tutto un altro mondo, però insomma c'è spazio. L'importante è che non si recida questa grande intuizione che fu quella di un'Europa unita dei popoli e delle patrie. Poi come si costruisce, questo credo che è una grande tradizione, ma qui parlo per casa mia, quindi con il limite di chi sta da una parte, ma insomma forse dalla parte giusta per tanti anni, il popolarismo europeo di stampo anche liberale possa avere una carta in più rispetto a chi insomma ha dovuto rincorrere la storia per vedere di aver ragione. Allora, parlami un po' della tua laurea in filosofia, poi ti farò la domanda finale, te la anticipo, insomma io di solito al nostro interlocutore chiedo sempre che libro ha sul comodino in questo momento, però insomma partiamo con la filosofia, anche qui insomma sono materie che almeno a me mi affascinano molto, insomma, quindi
Come mai questa scelta della filosofia? È una laurea d'amore, nel senso che se uno avesse dovuto riflettere a suo tempo nel 97-98 se era la laurea per lavorare, la risposta era no, e forse lo è anche adesso. Sbagliate, perché poi se si va a vedere in giro è la laurea dei molte persone che hanno fatto poi successo in ambiti economici di tipo sociale, quindi, ma nel caso mio evidentemente. È la laurea che era per me più vicina, lo studio che per me era più vicino, l'ho fatto volentieri, l'ho fatto anche abbastanza bene, devo dire. L'ho utilizzata a fasi alterne, perché io poi dopo ho fatto un anno, anzi tre anni di esperienza a Milano, all'Authority per il volontariato, poi dopo ho fatto 10 anni di regione, adesso ho una collaborazione con una scuola privata di arte sacra, seppure gratuita, perché quando si fa il lavoro non se ne può fare in alto, però insomma il cervello è sempre bene che si muova, e quindi alla fine la utilizzo, sì, la utilizzo per le cose di lavoro che sono un giorno a settimana, un po' poco, però il resto è tutto dedicato al Comune d'Arezzo, ci mancherebbe. Quindi. Il Comune d'Arezzo ti assorbe completamente, mi immagino. Poi sono una lenta, quindi le cose che le faccio con calma. Stacchi il cellulare a una certa ora, sì, però. No, a dire la verità. Un po' perché non c'ho il fisso in casa, quindi se succede qualche disgrazia e lo saprò fino al giorno dopo, non lo posso fare. Per cui ne ho bisogno del cellulare. E tanto il fisso credo che. Già più nessuno. Non c'ha più nessuno. Solo i miei lo vogliono rimettere, non so perché. Non ha più. Io l'ho tolto per la disperazione, perché mi chiamavano solo all'ora di pranzo per vendermi qualcosa. No, pranzo e cena. Come mi mettevo a tavola, immediatamente suonava e mi tocca alzarsi, andare lì, buongiorno, disturbo, luce, gas, buonasera, arrivederci, grazie, boom, e riattaccavo. Alla fine avevo staccato proprio il telefono, perché dico, no, non posso mangiare con questo patema d'animo, questa cosa proprio che ti assilla in continuazione. E quindi alla fine l'ho tolto definitivamente. E quindi anch'io, anch'io, però io non faccio il politico, quindi faccio il giornalista, però insomma qualcuno che mi telefona alle 11 c'è. C'è sempre, sì, c'è sempre, sì. Io comunque il cellulare è sempre acceso. Vabbè. Ma politica o si fa così o non si fa, No, per forza, una scelta di passione, una scelta forte, insomma. Quindi. Sì, però è anche un grande onore, quindi insomma io dico che è più quello che riceviamo rispetto a quello che diamo, anche se cerchiamo di dare tanto. Che poi alla fine rappresentare la tua città, insomma. Poi a me tutte le volte, quelle rare volte, perché il nostro sindaco è presentissimo, quindi per fortuna c'è quasi sempre, ma quelle rare volte in cui non c'è e quindi dobbiamo sostituirlo e si mette la fascia tricolore intorno al proprio corpo, insomma, beh, è un'emozione vera. Allora, stiamo risalendo il colle, quindi siamo quasi in vista di Palazzo Cavallo. Ora la domanda finale è il libro o i libri, perché insomma io non riesco a leggere due libri o tre libri, io se inizio uno lo devo finire, poi insomma non so come. Allora, nel comodino in questo momento l'ho finito, però rimane lì, c'è il Barone Rampante. Calvino regalatomi Calvino, qualche tempo fa da un amico mio carissimo, quindi quello rimarrà lì anche se l'ho letto e ho anche ricominciato a mezzo Calvino. Il libro dei libri per me rimane, forse, perché poi è difficile, fa il podio dei libri è quasi impossibile, però sicuramente Lettera a un bambino mai nato di Oriana Fallaci è, quando penso ai libri, quello è il primo che mi viene in mente, insieme al Barone Rampante, che c'è anche un dato affettivo. Ecco, questo libro della Fallaci, questo non l'ho letto. Mi parlano di un libro molto forte, sì, insomma. È duro, è un libraccio, avrebbe detto la Fallaci. Però va letto. Mi dispiace non averla conosciuta la Fallaci. Anche a me, storia. No, mi è passata da vicino ma non l'ho conosciuta. Lei frequentava un po' il Consiglio regionale nei tempi in cui io c'ero, perché fu recuperata un po' dal presidente Nencini, da Riccardo Nencini, che allora era presidente del Consiglio regionale, e da un consigliere regionale che si chiama Angelo Pollin, era di Forza Italia all'epoca. I loro due, quindi in questo mix strano destra e sinistra, ne recuperarono un po' la figura. Poi lei morì qualche anno dopo, nel 2012 mi pare. Però l'ho vista da vicino, anche se non ho mai avuto la fortuna di poterla incontrare per davvero, se non in iniziative pubbliche, ma quello non vuol dire niente. Diventata un po' una figura per certi versi leggendaria, perché dal punto di vista giornalistico ha fatto delle cose incredibili, insomma,
testimonianza di guerre, insomma, impegnatissima. E poi anche controversa perché, insomma, ci andava piano. È passata un po' da una sponda all'altra, insomma. Lei era stata una grande storia, la compagna partigiana di quel leader comunista greco, no? Sì. Non vado errato, quindi... Alekos, ma non mi ricordo il cognome. Sì, non mi ricordo neanche io, però insomma... Che credo che gli abbia dedicato un libro a lui. Sì, sì, sì. Sì, che era un po' la corrispondenza della guerra civile dei colonnelli, che era il 71, il 72 credo, in Grecia. Beh, poi lei dopo le Torri Gemelle prese questa strada dell'Occidente a tutti i costi e scrisse La rabbia e l'orgoglio, mi pare, no? Definì Giovanni Paolo II il papaccio, e da questo punto di vista un po' qualche insomma, problema me l'ha creato, però scriveva in un modo. Gli si può perdonare tutto, anche papaccio gli si può perdonare. Quando uno scrive così, cioè lì l'italiano si personificava, che io perciò la fissa per l'italiano, come lei nessuno mai. Vero. Allora Lucia, io ti ringrazio, è stato veramente un piacere, insomma, non è obbligatorio, ma ci facciamo il selfie di ordinanza onde pubblicare, perché insomma siamo tutti, per così dire, schiavi dei social network, schiavi no. Ma no, insomma, schiavi no, ma insomma, te la ricordi la dialettica servo padrone? Allora. Abbiamo sempre qualcosa da pubblicare, da fare, perché insomma, te che rapporto hai con i social network? Ah, sono una malata. Sì? Perché vabbè, alla fine è sempre a portata di mano, però se usato con intelligenza, come tutte le cose, per esempio, mi sono riavvicinato a persone che era tanto qualcuno, che non le vedevo. Secondo me perde clamorosamente l'occasione, però insomma. Vabbè, ma se non c'è la testa, basta internet, quel telefono. Va bene, eccoci qua, il selfie l'abbiamo fatto, grazie e ovviamente buon lavoro da aretino, da cittadino, grazie mille. Quindi mi auguro. Stateci addosso. Sempre. Lady Car, unica concessionaria ufficiale Hyundai per Arezzo e provincia. Vasto assortimento vetture nuove. Via Donacattenne 17, Arezzo. Venite a trovarci.